quattro cose da fare per sbloccare il metabolismo. Beh, in realtà non esistono solo quattro cose da fare, ma quattro gruppi di cose da fare per intervenire su alcuni aspetti della nostra vita, del nostro stile di vita, delle nostre abitudini che ci consentiranno di sbloccare il metabolismo. Immaginiamo sempre la salute come un equilibrio tra biochimica, struttura e psiche, e quindi non possiamo immaginare di farci a pezzi. E prima di andare avanti, ricorda di lasciare un bel mi piace, condividere il video con i tuoi amici e iscriverti al canale attivando la campanellina. Adesso che hai messo mi piace, iniziamo. Allora, il primo aspetto importante da considerare è l'oscillazione della glicemia e l'insulina nel sangue. Questa viene provocata in maniera importante dalla scelta alimentare, ma non solo del singolo alimento, ma in realtà del pasto completo che noi decidiamo di portarci a tavola. Immaginate con me, in maniera molto semplificata, che il nostro metabolismo vuole a tutti i costi mantenere stabile il valore di glicemia nel sangue, quindi il valore, il livello degli zuccheri nel sangue. Quando andiamo in deficit possiamo aver fame o possiamo aver cali di energia. Quando andiamo sopra, quindi creiamo un picco glicemico, questo ci porta a una risposta dell'organismo per abbassare questi livelli, quindi con l'attivazione dell'insulina. Attivando l'insulina, quel sangue ricco di zucchero viene spinto inizialmente nei muscoli, ma se non ci stiamo muovendo torna indietro e apre le porte dell'aumentare il grasso. Ed ecco qui uno dei passaggi importanti del blocco del metabolismo, del rallentamento del metabolismo, dove con le scelte sbagliate alimentari, quando andiamo ad innalzare troppo velocemente la glicemia, invece di riuscire a convertire tutto quel cibo in energia, te lo converti sotto forma di grasso e non riesci a tornare indietro. In più si crea comunque un'ipoglicemia con fame e tutta una serie di problematiche. Quindi la prima cosa, il primo gruppo di cose da fare è quella di cercare attraverso l'alimentazione di mantenere stabile il più possibile il valore della glicemia nel sangue. Poi ovviamente avrà un'oscillazione fisiologica post prandiale, ma cerchiamo di rallentare la velocità di entrata degli zuccheri in generale. Per farlo, semplicemente il consiglio è quello di mangiare sempre delle verdure crude prima di ogni pasto. Quindi se tu mangi ad esempio un riso, un piatto di pasta, prima di mangiare il piatto principale, quindi anche un secondo, un primo e un secondo, inizia sempre con della verdura cruda. La verdura cruda ha delle fibre che vanno a rallentare la velocità di entrata. Quindi prima cosa da fare, primo gruppo, mantenere stabile glicemia e insulina. Per farlo il consiglio è nei pasti principali di mangiare la verdura cruda. Evita i cibi confezionati, i cibi industriali, cioè gelati, dolci, caramelle. Ovviamente tutto questo ha un altissimo indice glicemico e allora lo devi contenere. Per farlo i pasti devono essere sempre equilibrati tra grassi, carboidrati, proteine, fibre, vitamine e minerali. Ricordiamo questo. Il secondo aspetto da prendere in considerazione è la carenza di magnesio. Considerate che l'integrazione, cioè l'integratore di magnesio, è tra gli integratori più venduti nel mondo occidentale, perché tendiamo a mangiare, a nutrirci, a denutrirci, lasciatemi passare il termine, con cibi con tante calorie ma vuote, ovvero prive di micronutrienti. Quindi quando io mangio sempre farine raffinate, prodotti da forno, alimenti confezionati, alimenti surgelati, eccetera, 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 alla fine sono alimenti privi di minerali. Anche lo stesso sale iodato, cioè lo iodio, ma non c'ha più il magnesio, al contrario del sale marino integrale. La carenza di magnesio ci predispone a stanchezza, a dolori muscolari, crampi, mal di testa, disfunzioni del ciclo mestruale, ma ci predispone anche a un rallentamento del metabolismo, ovvero ricordiamo che quel glucosio, per entrare nella cellula, deve essere trasformato per andare avanti nel processo di trasformazione dal glucosio all'ATP. La prima trasformazione avviene ad opera di una enzima, esochinasi, magnesio dipendente. Quindi quando andiamo in carenza di magnesio, non tutto il glucosio di cui la cellula necessita riesce a convertirsi in energia. Torna indietro,
ritorno al picco glicemico e ritorniamo all'aumento dell'insulina cronica che ci porta e predispone all'aumento del grasso. E il magnesio, entriamo in carenza di magnesio non solo per via dell'alimentazione, ma anche per lo stress ossidativo, per l'infiammazione e quindi ancora una volta attenzione alla scelta degli alimenti. Alimenti pro-infiammatori, alimenti che creano acidità sistemica, andrebbero evitati. Quindi tutti i prodotti industriali, tutti i prodotti da formula, l'eccesso di glutine, lattosio, le caseine, troppa carne rossa, troppi affettati, tutto troppo. E ci dimentichiamo di mangiare gli alimenti vivi come la frutta, le verdure, i legumi, i cereali integrali in chicchi, la frutta secca, che sono ricchissime fonti di magnesio e di altri micronutrienti fondamentali per la salute del nostro metabolismo. E il terzo aspetto importante è lo stress cronico. Lo stress cronico ci porta a un aumento del cortisolo, una riduzione della serotonina con attacchi di fame nervosa, la depressione, l'ansia, l'insonnia. L'insonnia è collegata alla leptinoresistenza, con i centri del controllo della fame, la leptinoresistenza all'insulinoresistenza, e diventa tutto complesso. Come ridurre lo stress? Beh, semplicemente cercando di attivare il diaframma, ovvero il muscolo che ci aiuta a respirare, anzi che è indispensabile per la respirazione, degli esercizi di respirazione. Prendiamo del tempo di qualità per noi stessi per respirare. E poi la quarta cosa, il quarto gruppo importante, alla fine forse insieme all'alimentazione, alla gestione dello stress, è un altro aspetto veramente fondamentale, è quello di aumentare il numero di mitocondri e ossigenare i mitocondri. Dove troviamo i mitocondri? Sono nei muscoli. I mitocondri sono quegli organelli che ci aiutano a convertire il cibo in energia, e quando abbiamo un alto numero di mitocondri e riusciamo a ossigenare bene i mitocondri, a farli funzionare bene, il metabolismo è estremamente efficiente. Per farlo bisogna camminare, bisogna muovere il corpo. Muovendo il corpo, cosa succede? Succede che andiamo a irrorare maggiormente di sangue i nostri tessuti, i tessuti muscolari, e ricordiamo sempre che la struttura è al servizio della funzione, il che significa che se io devo camminare aumento il numero di mitocondri all'interno dei muscoli e divento più prestante, e questo aiuta il metabolismo. Abbiamo bisogno di antiossidanti, antinfiammatori come sostanze che troviamo negli alimenti, ancora una volta nella frutta, nei cereali in chicchi, nella frutta secca, nei legumi, eccetera. E ricordiamo anche che lo stress cronico, il cortisolo cronico alto, ci porta all'attivazione dell'RT3, il reverse per la tiroide, che rallenta l'ossigenazione del mitocondrio e quindi rallenta il metabolismo. Che dirti? Quindi non è che sono solo quattro cose, sono quattro gruppi di cose che messe insieme faranno veramente la differenza. Se questo video non ti basta e vuoi un quadro più chiaro di tutto il problema del metabolismo e come avere un metabolismo efficiente, ricorda il mio ultimo libro, Rivoluzione Metabolica, che lo trovi veramente in tutte le librerie d'Italia. Ciao a tutti, grazie.